Ogni anno, al momento delle iscrizioni scolastiche, le famiglie pagano una tassa di pochi euro e un contributo volontario alla scuola di frequenza, per garantire a tutti gli studenti uguale diritto allo studio. Ora il contributo, definito volontario per legge, è alle volte necessario per le casse di una scuola pubblica che più di altri settori dello Stato ha subito tagli importanti e indiscriminati negli ultimi anni. La cosa non manca di suscitare polemiche, come è accaduto in una scuola barese qualche settimana fa. Il contributo da volontario è diventato in una circolare quasi obbligatorio. Io credo che la polemica sia stata innescata soprattutto da alcuni istituti, da alcuni dirigenti scolastici, che addirittura hanno voluto condizionare anche l'accettazione di una domanda di iscrizione al preventivo pagamento di questo contributo volontario. Se la scuola diciamo, deve rispettare questo principio di gratuità, questo principio costituzionale, è chiaro che qua le mancanze poi sono dovute allo Stato centrale in questo caso, che non sempre riserva la necessaria attenzione ai problemi della scuola. I problemi della scuola sono anche di natura finanziaria, è inutile negarlo. Sulla stessa posizione gli studenti dell'UDS Bari. Anche dato la grave condizione in cui versano le scuole, spesso questo contributo è passato per obbligatorio. Il diritto allo studio deve essere un diritto garantito a tutti e quindi il contributo volontario non può essere in alcun modo imposto. Il problema è molto più grande, infatti deriva soprattutto dai tagli indiscriminati degli ultimi 20 anni. Non possiamo costruire un paese se non si fonda sulla scuola. Ciò che è chiaro quindi è che della scuola pubblica bisogna ricominciare a prendersene cura, e presto, se non vogliamo un futuro peggiore del presente.